L'energia. Punto F. Attraverso Francesca R. 11 giugno 2023. Ti posso fare una domanda da ignorante? Quando parli di energia, che cosa intendi? Non è una domanda da ignorante. È una domanda da una persona che, nella sua fase incarnativa, si trova proprio a rappresentare quello che si può definire il voglio toccare per credere e vedere. L'energia è ciò che si è la manifestazione della coscienza. Ciascuna, diciamo in questo caso, siamo più specifici, entità incarnata emette una frequenza vibratoria che è energia, che si muove, che vibra. Questa energia, quando ci si trova in determinati consessi, si unisce, perché l'essere, ciò che si è uguale. Oltretutto, per trovarsi in determinati consessi bisogna avere una frequenza vibratoria similare. Nel vostro caso è la stessa frequenza vibratoria, che è diverso, perché abbiamo già detto che questo è un consesso formato da una fratellanza amica. Ma normalmente il cerchio presenta entità incarnate con frequenze vibratorie similari. Queste frequenze vibratorie, che sono energia rinchiusa all'interno di un corpo fisico, hanno la possibilità di manifestarsi fisicamente, vedersi in taluni consessi. Si può vedere praticamente un cerchio luminoso che unisce e passa attraverso ciascun corpo e lo lega all'altro. Nel vostro caso sarebbe non, diciamo, una corda, ma sarebbe un nastro quadruplo, perché è la stessa coscienza. Ti è chiaro quell'esempio? Sì, mi è un po' meno chiaro quando dai dei connotati fisici a questa cosa qui. Nel senso, tu fai esempi, io posso capire gli esempi che fai per farceli capire a noi, però tu fai esempi praticamente calati nel piano fisico. Certo. Sei nel piano fisico. Eh sì, quando tu mi dici che c'è un anello di luce che ci lega e tutto quanto, comunque a me non arriva nessuna spiegazione. Ci può essere benissimo questo anello, ma ti potrei ancora chiedere, questo anello a che cosa serve? Ecco. Serve a formare quell'energia di richiamo per favorire questa possibilità di dialogo. In realtà quell'energia si vede, si percepisce quando due entità incarnate si trovano vicine, sempre c'è questa energia. Con alcune persone incarnate è più forte, con altre meno forte, ma è sempre presente. Attraverso l'esperienza dell'atto sessuale, per esempio, è molto facile percepire l'energia che collega due entità incarnate. Altresì è facile percepire l'energia che collega due entità incarnate quando c'è quella che voi chiamate una grande sintonia tra due persone. Vedi, il cerchio di luce di cui ti parlavo è facilmente fotografabile quando raggiunge un'intensità vibratoria di un certo tipo, e prima o poi ve lo farò fare così, questo esperimento, per farvelo vedere, questo cerchio di luce. Ma ha a che fare con la foto Kirlian? Sì. Quindi il campo aurico che si apre e si apre a quello degli altri, e esatto. Si collega a quello degli altri. Esatto. Bene. Per cui, però immaginatelo in questo modo, fisicamente è
proprio un'energia quasi elettrica che scorre dentro, fuori, all'interno, all'esterno dello stesso corpo fisico e si può percepire. Vi ho detto, fate l'esperimento con le mani perché è più facile cominciare a percepirla, a sentirla. In altri luoghi dicono che l'energia poi alla fine è lo spirito. È ciò che siete, la vostra frequenza vibratoria, lo spirito, un modo altro di definirlo. È uno dei tanti modi di dire che. Esatto. Così, l'essere non ha connotato fisico, cioè la coscienza non ha connotato fisico, si può definire energia. In realtà è vibrazione, l'esistenza stessa è una vibrazione, è energia. Si potrebbe anche tradurre come l'energia è un sentire di appartenere per uscire da questo... questa descrizione fisica, diciamo. No. No, ok. È limitato quello che hai detto. Sì, sì, ma indubbiamente. È molto limitato. E non è neanche un buon punto di partenza. E vedi, come puoi descrivere l'energia? Io? L'energia è... Ma l'energia, come la descrivi? Quando non puoi avere la verità assoluta dell'energia, quando non te la posso dare, quando ti posso dare solo esempi di ciò che è l'energia. Appunto, io ho tentato di tradurla così. E io ti devo correggere dicendoti che è estremamente limitato. Sì. È meglio un esempio più calato nel mondo fisico per capire che cos'è l'energia. Comprendi perché all'inizio ti ho dato quel tipo di esempio? Perché è limitato, perché è collocato nel mondo fisico, ma non è scorretto, perché non è la definizione di ciò che è. Dare complete definizioni proprio scorrette, no. Certo. Volevo chiederti se in altri mondi, e quindi altre realtà incarnative, hanno sempre, diciamo, lo stesso, anche loro il campo aurico, hanno anche loro più o meno lo stesso processo che abbiamo avuto noi, magari, cioè, mi domando, ecco, in mondi alieni perché diversi dal nostro, se hanno avuto lo stesso percorso nostro, se hanno, perché io da quanto so noi siamo uno dei mondi meno evoluti, quindi suppongo loro sono più avanti, quindi quello... Qual è la differenza se si è? Qual è la differenza se si è? Se l'essere è uno.